Buonasera, bentrovati a Sport Club. Sì, questa volta sono io, come è successo sovente quest'anno, sono io colui che conduce, accompagnato dalla bellissima Laura, e Jack invece è sulle spiagge qui della costa adriatica. Queste volte non si è spostato troppo in là, vero Jack? No, sono qui al Paparazzo Milano Marittima, anche perché stiamo preparando l'ennesima edizione del VIPmaster 19-20 luglio, che avrò il piacere di presentare, e quindi sono piuttosto impegnati in questi giorni, ma ovviamente non ho mancato di vedere le partite sia di Virtus che di Fortitudo. Allora, facciamo una breve intro, perché dopo probabilmente stiamo cercando il collegamento adesso con Ulio Trovato di Trapani, general manager di Trapani, per poter commentare un po' quello che è successo ieri. Ma facciamo un punto veloce intanto sulla Virtus per domani, Jack, e poi ritorniamo sulla Fortitudo di ieri sera. Il punto veloce sulla Virtus è semplicissimo: la squadra ha dimostrato di avere ancora una vita, di avere grandi attributi. Adesso sull'1-1 io continuo a pensare che il favore del pronostico sia per Milano, in virtù del fattore campo, che non è più a questo punto su 5 partite ma su 3, peraltro con 2, diciamo, match point, un set point, un match point sul proprio servizio, per parlare in chiave tennistica, però rimane il fatto che, se si acuita questa possibilità di vittoria in virtù del fatto che Milano ha vinto una partita a Bologna, Bologna ha dimostrato di essere viva. E voglio ricordare che comunque non è che Milano abbia segnato tantissimi punti né in gara 1 né in gara 2. Poi certo Schild ha fatto un supplementare fantascientifico nella prima partita, però la sostanza è che Milano si può battere, come si può battere la Virtus. L'idea è che possa essere una serie che, se a fine del primo quarto di gara 2 poteva apparire destinata a un secco 3-0, invece adesso non solo comunque finirà eventualmente 3-1, ma a parte che non sapremo dire nemmeno a favore di chi, la mia idea è che possa finire anche 3-2 a favore della Virtus. La Virtus può vincere a Milano. Per quanto riguarda la Fortitudo, dico semplicemente che è stata un'annata sensazionale. La società ha fatto un lavoro clamoroso, e parlo della famiglia Tedeschi, parlo di Gentilini, parlo di tutti gli altri soci che hanno lavorato magistralmente per compattare un pubblico e per proporre una squadra che abbia saputo riempire un palasport e divertire tanto, guadagnandosi la finale per la promozione. E continuo a pensare che, se gara 2 fosse stata arbitrata diversamente, la Fortitudo forse si sarebbe trovata in condizione diversa. Poi certo non mi può dire se Aradori non si fosse infortunato, per la cronaca si è infortunato anche Gentile per la squadra sicula. Aggiungo anche che se Ogden non avesse tirato un cazzotto a una porta, ma l'ha poi tirato lui, non è che gliel'ha tirato Antonini il braccio, quindi voglio dire, il pirla, diciamolo con grande affetto, è stato Ogden. Dopodiché l'arbitraggio non mi è piaciuto nemmeno nella partita di ieri, perché vorrei ricordare che nel momento decisivo sono stati annullati 2 canestri validi, e io ho visto la partita insieme a un arbitro di Serie A e vi posso garantire che mi ha detto: sono canestri validi, perché la palla aveva toccato il tabellone. Quelli sono 4 punti di differenza più un fallo tecnico. E poi sul 57 pari, quando Trapani va dentro, difesa di Conti, secondo me assolutamente legittima, fallo in difesa e la partita cambia. Poi bravo in Brofing, che volete mettere la bomba, tutto quello che vi pare, ma di sicuro l'arbitraggio non ha facilitato la Fortitudo nemmeno in gara 3. Che colpe può 4. Avere? Ma poi ne parleremo anche in seguito. Noi parliamo già da qualche mese, Jack, del problema dell'instant replay, che almeno in un playoff scudetto, secondo noi, secondo me perlomeno, era indispensabile. Invece la Lega ha deciso di non metterlo. Tu cosa dici? Allora, non è un problema, è una scelta. Ce la spiegò Stefano Valenti, che è il bravissimo responsabile della comunicazione della LNP, un grande professionista, uno dei primi a avere creduto nello streaming, e devo dire che è un piacere poter colloquiare e lavorare con lui. Detto questo, nel momento in cui per tutta una stagione non usi l'instant replay, non è la cosa più scontata utilizzarlo per un playoff. È uno strumento che mi dicono che costa all'incirca un 5-6 mila euro, richiede però un paio di cameraman in più, è una spesa gestibile. Si è guardato molto anche all'aspetto economico, è semplicemente una scelta. La scelta, che può essere logica, è: non hai usato l'instant replay per tutta la stagione, non cambi completamente approccio anche per gli arbitri, perché anche per gli arbitri è diverso sapere che c'è un instant replay, come nel calcio sapere che c'è un VAR, e allora non lo si mette nei playoff per una precisa scelta. Secondo me viene da dire o tutto o niente.
No, io invece sono dell'avviso, come poi abbiamo letto anche in quella circolare degli arbitri, in cui nel momento in cui cominciano i play-off bisogna fare molta più attenzione su certe cose. Se questa attenzione ti viene stimolata magari anche dal supporto audiovisivo dell'Instant Replay, sarebbe magari aiuterebbe ad avere meno polemiche come quelle che stai dicendo tu, che ci stai portando tu in questo momento, due interferenze che probabilmente erano canestro e che sono stati tolti alla Fortitudo, tante, una serie di cose che potevano magari porre questa finale su binari ma magari un po' più rilassanti, no? È una scelta che è stata fatta ed è una scelta che poteva penalizzare l'una o l'altra squadra. Io credo che abbia penalizzato la Fortitudo. Se ci fosse stato l'Instant Replay, la Fortitudo avrebbe avuto un beneficio. Allora, abbiamo un messaggio qua molto velocemente che ti legge Laura. Chi ha contrattato per la prossima stagione? E poi, grande stagione Fortitudo. Quale potrebbe essere il motivo dell'addio di Caio? Quale potrebbe essere il motivo dell'addio di Caia, caro Jack? Onestamente mi sembra una cosa veramente inaspettata, è veramente difficile capire perché Caia possa andare via. Va via da eroe, ma non credo che ci sia un motivo reale per andare via. Ha ringraziato fondamentalmente la famiglia Gentilini e non ha ringraziato la famiglia Tedeschi, una famiglia Tedeschi che per me ha fatto tantissimo per la Fortitudo, ha voluto assolutamente Caia. E poi non so se a lui piace più di tanto il ruolo di Alibegovic o se per ipotesi volesse essere libero, completamente operativo in tutto e per tutto. Io dico solo che la presenza di Caia è stata preziosa per la Fortitudo, ma ricordiamoci che Caia c'è anche perché c'è la famiglia Tedeschi che ha investito soldi, ha lavorato con serietà e ha voluto questo bravissimo allenatore. Io personalmente credo che sarebbe bellissimo se il rapporto proseguisse, credo che non proseguisse. Bene, allora facciamo così, adesso ci prendiamo qualche minuto, Jack, poi come ti dico stiamo cercando di riuscire ad avere un buon collegamento con Ulio Trovato, dopodiché per parlare gli ultimi minuti di Virtus ci colleghiamo anche con Marco Bonamico, quindi pubblicità e torniamo qui fra poco. Eventi, serate musicali e feste. Dixtreet 611, il distretto della musica, marchio storico di Bologna, portavoce della House Music. La miglior location, i party più esclusivi. Finalmente non dovrai più preoccuparti di tubi rotti, danneggiati o tagliati. Giunto Fast Repair è la risposta che stavi cercando. Adatto a tutti i tipi di tubi e disponibile in varie misure. Giunto Fast Repair è prodotto e brevettato in Italia. Giunto Fast Repair è sempre di aiuto. Tutti i tubi rotti li ripara in un minuto. Per la cura dei tuoi capelli, affidati a Massimo Riccardi Parrucchieri, un vero mago della chioma, maestro non solo nell'acconciarla, ma anche nel migliorarla con i trattamenti più all'avanguardia. Massimo Riccardi Parrucchieri a Bologna, in via Urbana 12/A. Sei alla ricerca di un allenamento efficace e veloce per tonificare i muscoli, dimagrire e curare il mal di schiena? Prova gratis l'allenamento StoreFit. Solo 20 minuti una volta alla settimana per risultati rapidi e duraturi. Incluso nella prova gratuita, anche lo studio della composizione corporea mediante bilancia medica e la consulenza con il medical trainer laureato in scienze motorie. Chiamaci subito al numero verde gratuito 820 20 44 per prenotare la tua prova gratuita e scoprire come l'allenamento StoreFit può aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. We'll be right back.
Discovery, studio investigativo a Bologna. Investigazioni in ambito privato e aziendale. Indagini commerciali, sicurezza. Discovery, studio investigativo. Provare per credere, provare per scoprire. Try to believe, try to discover. Jack, ci sei ancora? Sei ancora lì? Benissimo. Non ti sento. Comunico alla regia che non si sente Jack. Ecco, vi sento perfettamente. Perfetto, colpa mia. Perfetto. Allora, abbiamo avuto qualche difficoltà, però siamo riusciti ad avere il collegamento con Julio Trovato, che ci commenterà un po' non solo la partita, la grande annata di questa Trapani e gli ultimi episodi che hanno fatto discutere. Siamo già collegati, non ancora, me lo stanno chiamando. Comunque, ieri, caro Jack, è successo tutto il contrario di tutto. Sì, assolutamente sì, questo è innegabile. Io appena sentirò Julio, penso che ci faranno segno in regia, dico molto semplicemente che gli farò i complimenti per la promozione. Mi comunicano che puoi farglieli in diretta perché è già allora, collegato. È già collegato Julio Trovato. Ciao Jack. Ciao Julio, come stai? Ciao Luigi, ciao a tutti. Ciao, ciao. Non sentiamo Jack. Complimenti perché tu intanto... Jack, non ti sentiamo. Io vi sento perfettamente. Ti sentiamo un po' tremante come voce, disturbata. Esatto, io non sento. Io perfettamente. No, non ti sentiamo. Allora, se volete provate a richiamarmi... Proviamo a fare la chiamata telefonica con Jack. Julio. Eccomi, io ci sono. Intanto comincio io allora mentre cerchiamo ancora di ricollegarci con Jack che anche lui è fuori studio. Allora, grande cavalcata vincente, c'è stato un momento in cui sembrava che tutto non fosse realizzabile, mi riferisco alla Coppa Italia, poi... Due incarichi al general manager, a te, Julio Trovato, due pescate come Alibegovic e Gentile, ahimè Gentile si è fatto male proprio in queste finali playoff e la stagione è svoltata. Beh, direi che chiaramente noi siamo partiti con un obiettivo chiaro, anche se siamo partiti a luglio scorso quando il presidente Antonino ha comprato proprio dalla Stella Azzurra il titolo di Serie 2 in quell'occasione appunto, ho avuto modo di conoscerlo e mi ha chiesto di collaborare con lui, avevo un obiettivo chiaro nella testa, avevamo zero contratti a disposizione, c'era una chiacchierata in quel momento con coach Parente, insomma, quindi dovevamo mettere in pratica quello che nella sua testa era appunto un sogno e un progetto. E siamo riusciti a renderlo concreto. Beh, quanto è contata anche la tua
esperienza di mercato per andare a pescare una Libegovic che si è rivelato poi determinante in questa fase finale? Beh, è chiaro che ho tanti anni alle spalle di questo campionato, quando abbiamo avuto l'occasione di prendere Amar, insomma, non me la sono fatta scappare. Stefano invece è un giocatore che io avevo già preso in corsa proprio quando ero in Virtus, e anche in quell'occasione, insomma, era stato un jolly positivo. Vabbè, fu determinante per la promozione, no? Esatto. Quindi una cosa ti chiedo, al di là note in gara 1 è stato un giocatore che sembrava da NBA, poi invece in certi momenti è probabilmente perché gli prendono le misure, ma sembrava che fosse impossibile prendergli le misure in gara 1, poi in certi momenti invece si astrae un po' dal gioco e non è più stato così determinante, senza considerare poi che sono stati determinanti altri giocatori, se no non avreste vinto queste finali. Che giocatore è Note? Giudì è un giocatore di 25 anni, al suo secondo anno di esperienza nei campionati europei. È chiaro che come tutti i giocatori giovani ha bisogno di tempo, cioè ormai il tempo, c'è un momento di maturità, soprattutto per un giocatore americano che esce dal college, lo raggiunge a 27 anni, 28 anni, quando poi arrivano anche nel top della loro carriera a livello di categoria in cui giocano. È un giocatore che ha sicuramente moltissimo talento, moltissime qualità, e come dici tu, chiaramente subisce ancora così un po' l'incostanza della comprensione magari del gioco di un ragazzo ancora giovane di esperienza in un campionato europeo che come sapete è molto diverso rispetto a quello che è il background di un campionato americano dove i ragazzi giovani crescono. Siamo Jack, ci sei adesso? Ecco qua. Bene. Ci sono saltati di collegamento, i doverosi complimenti. Auglio, conversa meravigliosa, appassionata, con un grande tifo, tutto quello che ha sottolineato anche il vostro presidente è sacrosanto. Io però devo essere sincero, l'attacco della presidenza di Antonini alla società Fortitudo, definita società di netti, l'ho trovato semplicemente vergognoso, offensivo, sindacare su un buffet, che per la cronaca è il buffet per la stampa, non è che ci siano le aragoste per carità, però mi è sembrato un attacco spropositato. Poi discutiamo sul fatto che non si sia fatta la premiazione in mezzo al campo. Lasciatevi però anche dire che quando un presidente fa il gesto dell'ombrello e si mette la mano sui genitali, non si può poi meravigliare se le forze dell'ordine invitano qualcuno a fare la premiazione nel sottoscala. Scusami la franchezza, Ulio, con tutta la stima e l'amicizia che ho per te. A te, prego. Ma devo dire che sicuramente è stata una finale ricoperta da varie situazioni che sono state borderline rispetto all'area tecnica. Da subito dall'inizio sono nate delle polemiche, delle discussioni, dopodiché ovviamente ognuno libero di avere la propria opinione e di avere le considerazioni, perché chi come noi l'ha vissuto da dentro ha vissuto magari anche dei momenti di pathos di non facile gestione. Comunque con questo voglio dire, ribadisco, io sono penso che delle volte le società dovrebbero comunque avere un po' il timone di quello che è la struttura organizzativa di una finale, insieme alla Lega, alla Federazione, che sono gli organi che organizzano i campionati, e non invece in mano alla tifoseria. A me sembra che invece in alcune situazioni non è stato così. Io difatti adesso una cosa, stanno scorrendo le immagini che mostrano la squadra di Trapani col presidente Antonini costretti a festeggiare negli ambienti sottostanti al Paladozza, dove ci sono gli spogliatoi. Secondo me, e lo dico ad entrambi, a te Jack e a te Ulio, secondo me questa è una colpa anche della Lega stessa, che non aveva probabilmente predisposto
per poter festeggiare sopra, in mezzo al campo, e avere il servizio d'ordine tale, o fare uscire tutto il pubblico per poi poter fare quello che da regolamento sempre si fa. Cosa dite? Secondo te, faccio prima rispondere Giulio, che parte in causa. Ma io credo che in generale avevamo delle strutture, dei piani organizzativi, credo che in quel momento sia subentrata la questura, che ha dato delle indicazioni chiare, quindi non è che si può andare sopra quelle che sono indicazioni della questura. Sicuramente io ho vinto vari campionati, insomma, nella storia l'ho sempre vinto fuori casa, è la prima volta che non faccio una premiazione sul campo, non taglio una retina, cioè non toglie che, ribadisco, credo che la scelta di non farlo fare credo che sia assoggettata alla questura per questione di ordine pubblico. Le motivazioni per cui questo non è potuto avvenire, ribadisco, non credo che dipendano dalla Lega, non credo che dipendano dalla Fortitudo, non credo che dipendano dalla Trapani, ma forse dipendono da una volontà di una tifoseria. Ma quindi non credi, ma ho detto questo anche perché stanno arrivando numerosi messaggi a riguardo, probabilmente, quindi, probabilmente anche non di tifosi fortitudini, ma di tifosi del Trapani o magari di Virtusini, che danno magari un po' di responsabilità in questo, Jack, alla struttura Paladozza, Fortitudo, Lega o quello che è, che magari per fare quello che, come da regolamento sempre si fa, poter fare in tranquillità senza coinvolgere la questura. Signori, allora ti rispondo in un secondo. Dimmi. Luigi, la Fortitudo, che è stata definita una società di netti perché ci sono delle pizzette, dei panini, evidentemente non delle ostriche. Ma questo che l'abbiamo volentieri già superato, bene, questo problema. Bene, l'abbiamo. No, beh, insomma, è stata definita società di netti perché si è mangiato come in un fast food, mi sembra molto irrispettoso. Poi lo so che sono più buone le ostriche che dei panini, peraltro molto buoni. Ma al di là di questo, il punto è che la Fortitudo non ha posto una problematica. Nel momento in cui però c'è un presidente che può essere stato offeso, può avere subito di tutto, tanto che è venuto con le guardie del corpo, e non vado a discutere su questo, nel momento in cui però pianta un gesto dell'ombrello e si mette una mano sugli attributi, il giorno dopo dice l'avete presa anche in quel posto, io credo che si crea uno stato di tensione che a quel punto la questura, che è fatta da professionisti, ritiene che ci sia una condizione di pericolosità, il pubblico reagisce in una maniera magari negativa e reagisce però a questi comportamenti da parte del presidente. Peraltro quello stesso pubblico che ha applaudito a fine partita lungamente insieme ai tifosi di Trapani, quindi vogliamo far passare per criminali i tifosi della Fortitudo perché si sono arrabbiati quando hanno visto un presidente avversario che ha fatto un gesto dell'ombrello e si è messo la mano sugli attributi. A me dispiace, poi voi lo sapete, io non è che sono tifoso della Fortitudo, però non posso non evidenziare che quell'atteggiamento non ha poi reso tutto più semplice. Dici che bella cerimonia adesso che possiamo fare, e credo che Giulio, che è uomo intelligente e grande dirigente, non possa dire che tutto sommato la reazione di Antonini sia stata accettabile da uomo di sport. Giulio, ti posso chiedere questa cosa? Sei d'accordo che è stata una reazione smodata? Io parlo di me stesso perché sono abituato a fare così. Io posso dire, giusto, che è stata strumentalizzata una mia dichiarazione mettendo in virgolettata sui social, perché come avete visto io non ho dichiarato di voler mettere la maglia della Virtus in nessuna trasmissione televisiva e in nessuna intervista giornalistica da nessuna parte. È stato messo questa cosa qua sui social, addirittura una riunione con la questura, la questura si è raccomandata che io non lo facessi, e io ho ribadito che sono un professionista, non avrei messo una maglia nella Virtus né dello Los Angeles Lakers lavorando per una società. Oltretutto sapete perfettamente che io non mi vesto con le divise societarie, ma al di là di questo è stata strumentalizzata e io mi sono ritrovato in un ambiente contro di me decisamente caldo, e per due gare ho preso solo dei grandi insulti. Poi se Giulio, chi reagisce in un modo, chi reagisce in un altro, io non ho reagito, ho ascoltato gli insulti, se ho dovuto rispondere ho risposto dentro di me. Ma vi assicuro, Giulio, che qualcuno di aver strumentalizzato e aver messo un virgolettato sui social non sono sicuramente stato io. Questo ci sta assolutamente, ma ti posso garantire che la società, la mia domanda tedeschi, chi è che ha non avrebbe mai voluto creare del disagio, questo ve lo do per certo.
Allora la mia domanda è: chi è che ha strumentalizzato inventando una dichiarazione e inserendola sui social? La domanda è no, questa. No, aspetta, inserendola, tu devi vedere chi c'è un virgolettato da dove parte, qual è la fonte? Basta che tu mi dica chi l'ha scritto e poi dopo chi ha riportato la tua dichiarazione, chi è l'autore della tua dichiarazione col virgolettato, tu puoi chiedere immediatamente rettifico o puoi denunciarlo. È stato riportato senza firma su tutti i social, senza nessuna fonte. Mi dispiace, allora è stato commesso un reato, si va a vedere chi ha originato la cosa, hai l'autorità, è di legge che tu puoi chiedere una smentita nell'identico spazio in cui è stata portata la notizia errata. Se è stato riportato un virgolettato che tu non hai mai proposto, ci si informa. Hai le ore di tastiera? Perché questa cosa qua, come immagine nei social, è stata trasmessa da social a social, riportato anche a testate giornalistiche come Sportando. Cioè attestate, voglio dire, certo. Tutti sanno che leggono tutti. È stato riportato. Bisogna vedere chi ha originato certa. La cosa, perché ti faccio un tutti. Esempio. La nostra puntata nel trovare una dichiarazione che sia stata fatta a firma di un professionista in cui io ho dichiarato questa cosa. Guarda, intanto io, sai, ti conosco e ti apprezzo da anni. È stata strumentalizzata da qualcuno. Guarda, la mia domanda è: da chi è stata strumentalizzata? Prendo atto di quello che dici, non so da chi, non credo da certo dalla società, perché sono persone serie e non credo che facciano questo. Qualcuno, secondo me, ha commesso previdentemente un errore di riportare qualcosa. Te lo dico perché quando noi mettiamo le puntate, non sai quante volte le cose sembrano fraintendibili. Ma lui non ho accusato la società, esatto, io solamente ho solamente detto che siamo in una situazione dove molto di quanto è successo e le situazioni di tensione sono state create da una tifoseria. Una tifoseria che ha dichiarato di voler creare un problema per il prezzo del biglietto, perché ha imposto un biglietto. Ma Vasco Rossi a Milano, il Prato Gold, costa 100 euro e i Vasco Fans Club non minacciano una protesta se il prezzo non scende a 10 euro. Chi vuole andare? Questo è un altro discorso. Questo però rimane nell'ambito della tifoseria. Una dichiarazione falsa è una cosa diversa e sono d'accordissimo con te, come però è anche diverso un gesto dell'ombrello e le mani sugli attributi da parte di un presidente. Quello, mi dispiace, non può passare. Guarda, perché chi vuole poi una bella cerimonia, se vede questo gesto, logicamente dice, qui la questura interviene e dice guarda che ti saltano addosso dopo quello che hai fatto. Sto ragionando e lo sai che non lo sto facendo da fortirudino, lo faccio, spero, da persona obiettiva e tua amica, con onestà. Guarda, ci sono. Ribadisco, penso che sia stata una reazione in un momento di tensione, poi possiamo valutare corretta o non corretta, e ognuno ha le sue valutazioni. Perfetto. È stata una reazione, ma non è che nei momenti in cui 5.000 persone provocano e uno reagisce all'errore di chi reagisce. Allora, fanno i tifosi, allora, infatti, per l'altro, per il presidente, sbagliamo tanto il ruolo. Poi ci sono persone che hanno ruoli e altre che hanno altri ruoli, e su questo sono d'accordo. Difatti, guarda, Julio e Jack, perché non è che voglio cambiare, non è che voglio cambiare il focus della domanda, ma voglio solo dire, è stata strumentalizzata la dichiarazione apposta per creare una situazione di tensione, e questo non credo che da nessun organo ufficiale, e quindi per organo ufficiale intendo Fortitudo, Trapani Shark, Federazione o Lega, sia partita questo tipo di provocazione. Guarda, a questo proposito ci sono tanti messaggi, a parte che io penso che comunque alcuni mezzi di comunicazione, su questo sono un po' d'accordo con Julio Trovato, abbiano buttato benzina sul fuoco anziché pensare di mettere acqua sul fuoco. Ci sono dei messaggi qua che dicono: Antonini, il presidente Antonini è una persona che dice ciò che pensa, e come succede a tutte le persone che dicono ciò che pensano, anche egli non pensa prima ciò che dice. Quindi delle volte ne so qualcosa. No, ma guarda, io ieri giù nei sottoscala, appunto, vedendo i festeggiamenti in sala stampa e i festeggiamenti di Trapani, io ho visto veramente un presidente anche guascone, se vogliamo, cioè che era abbracciato con tutti i tifosi, Julio Trovato anche con un sigaro che sembrava che gli fossero nati tre gemelli, e comunque una passione incredibile, e come scorrono in queste immagini, lui felicissimo, e quindi molti messaggi arrivano anche, non ci crederai, ma qui a favore cioè che Luigi comprendono queste reazioni un po' passionali
del presidente Luigi Antonini. Luigi, mi consenti di fare una premessa doverosa. A livello sportivo il signor Antonini è stato eccezionale, ha fatto delle grandissime cose nel basket e nel calcio, imprenditore che ha ottenuto risultati clamorosi, quello che ha promesso ha mantenuto. Io credo di potergli solo fare i complimenti sotto il profilo sportivo. Poi se entriamo sulla querelle, io posso dirti questa cosa, ovviamente la stigmatizzo, la evidenzio, questo è fisiologico. Questo non toglie nulla al grande lavoro sportivo di Antonini e all'eccezionale lavoro sportivo di Julio Trovato, che vorrei ricordare che nel dubbio è un signor general manager che poi doveva vincere, aveva il budget ma ha anche vinto. Julio, avevi un bel peso sulle spalle, no? Abbastanza, ma aspetta, ho accettato la sfida in questa stagione e sono molto felice ovviamente di averla portata a termine. E qua, comunque, mi spendi anche due parole sulla Fortitudo, perché credo che sia stata una stagione meravigliosa di un grandissimo gruppo e lasciami dire di una grandissima società, perché tu Bologna l'hai vissuta e credo di poter dire che la Fortitudo, la dirigenza, ha fatto qualcosa di eccezionale in questa piazza. Ho avuto modo di ovviamente di relazionarmi sia col presidente Tedeschi che con Nicolò Basciano che con Teo Libegovic, e devo dire che da tutti e tre mi hanno trasmesso la serenità di una struttura che ha ritrovato un equilibrio economico. Questo mi sembra il primo dei punti importanti, e abbiamo una squadra che, al di là del budget che posso immaginare, ma ovviamente non ne ho mai certezza, ma come ha detto i lavori possiamo immaginare, è una squadra che giocava una splendida pallacanestro con due americani di assoluto livello, con degli italiani decisamente importanti, e giocando una finale senza Pietro Radore, insomma, quindi è tanto di cappello. Difatti qui ci è arrivato un messaggio in questo momento che dice: senza il furto della seconda partita Ogden non avrebbe tirato quel maledetto pugno, e con lui senza i punti nella mano avremmo vinto noi 3-1. Poi pure l'assenza di Aradori non ha aiutato, nettamente immeritata. Ciao Paolo. Perdonami se è infortunato anche Stefano Gentile, lo dico per correttezza, perché fondamentalmente ha saltato due partite, questo non si può non mettere in primo piano. Il fatto poi che gli arbitri abbiano fatto una fischiata opinabile non prevede che uno debba tirare automaticamente un cazzotto a una porta. Detto questo, posso dire... Beh, anche perché chiaramente, come hai detto tu, la fischiata è opinabile e dal mio punto di vista quello è fallo. Poi puoi discutere anche altri 5, 6 o 7 fischi precedenti. Ritengo che in generale fa parte della pallacanestro, quando la partita si decide nei secondi finali, ovviamente ci sta. C'è il fischio che in qualche modo tutti discutono. No, quello su nota, e secondo te è fallo, non sinceramente. Non c'è stato il tiro decisivo, sinceramente. Nota e si sposta a sinistra e va a cercare lui il difensore, e ci sta che magari non sia fallo. Tanto è finita, non è successo nulla, nel senso che nessuno vuole dire ha rubato, può avere sbagliato. Se voi rivedete il video, Tafly a un certo punto sulla finta di Note si mette di schiena a Note e poi si rigira. Sì. Quando si rigira gli fa un passo contro e gli toglie lo spazio. Il regolamento parla chiaro del fatto che nel momento in cui io tiro, che salto davanti, salto a sinistra, salto a destra, ho diritto di ricadere in uno spazio vuoto. Se quello spazio è già occupato dal difensore, non ho diritto, cioè il contatto non deve premiare l'attaccante. Quindi nel momento in cui lui salta, chi salta a sinistra, a destra o di fronte, non cambia molto, ma nel momento in cui Tafly gli chiude lo spazio facendo un passo verso di lui, e questo è evidente dal video, quello è fallo, da regolamento. Prendo atto della tua valutazione. Luigi, vai. Beh, guarda, tanto siamo già alla fine ormai di questo collegamento. Ti chiediamo due parole su questa finale, anche Virtus Milano, che faremo probabilmente anche nel collegamento successivo con Marco Bonamico. Ti chiediamo chi è avvantaggiato in questa finale, in questo momento? Ma secondo me non c'è... A parte che non amo fare pronostici, ma non c'è chi ha vantaggio, perché ogni partita venga giocata a sé. Secondo me il fatto che Bologna adattasse una parte in casa significa molto poco, cioè il fattore campo dal mio punto di vista significherà molto poco. Sono tutti professionisti abituati a giocare in ambienti, insomma, caldi. Penso che sia una bellissima finale e domani sera andrò a Milano a vederla. A proposito, Julio, allora prossima stagione c'è Virtus Trapani, ci organizziamo per andare a mangiare insieme con Antonini, così basta pizzette, si va di spaghetto lo scoglio?
Ma molto volentieri, se venite a Trapani siete ovviamente i miei ospiti. Dio te ne renda merito, non vedo l'ora. E credimi, di' al tuo presidente che la Fortitudo non è una società di netti, è una società seria, di brave persone che hanno fatto il massimo, le tensioni esistono, ma spero ci possa essere della serenità, perché ho solo grande stima di questi dirigenti. Comunque, ma la tensione nello sport ci sta. Comunque, a tutela di quello che diceva anche prima, di quello che stai dicendo tu, Jack, di quello che diceva Trovato, la cosa è stata anche molto gonfiata, perché io parlavo questa mattina anche con lo stesso Caia, e io ieri l'ho visto abbracciarsi con Trovato, con Antonini, con tutti, e fargli complimenti, venire lui giù negli spogliatoi e abbracciare e complimentarsi con tutta Trapani. Quindi, e complimenti davvero alla dirigenza, perché veramente avete fatto un grande lavoro sportivo, alla città di Trapani e a un pubblico meraviglioso che avete a Trapani. Il finale con i tifosi della Fortitudo è stato assolutamente unico. Ci ricorderemo di una grande promozione, ci ricorderemo di una grande stagione della Fortitudo, e dovremo dimenticarci di queste tensioni che ci sono state, ma voglio che vengano messe da parte, perché veramente i giudizi sono stati errati e i comportamenti sono stati errati, ma chi di noi non sbaglia nella vita? Esatto. Bene, Julio, ti lasciamo andare, perché sappiamo che sei rientrato a Torino alle 4:30-5 del mattino, giusto? Esatto. Quindi sei stanchissimo, sappiamo anche che tutta la squadra di Trapani è rientrata con un volo charter l'altra notte, ieri notte, sono arrivati anche loro alle 5, quindi probabilmente avranno festeggiato anche sull'aereo, e mi immagino anche con i tifosi che li aspettavano, perché tutta Trapani era piena di gente che festeggiava. E ti facciamo ancora i complimenti per questa stagione splendida, e ci rivediamo l'anno prossimo in A1, quindi. Grazie a voi come sempre. Grazie, ciao, grazie Julio, di tutto. Ciao. Allora andiamo in pubblicità e poi rientriamo prontamente per collegarci con Marco Bonamico. Eventi, serate musicali e feste. Dixtreet 611, il distretto della musica, marchio storico di Bologna, portavoce della house music, la miglior location, i party più esclusivi. La nuova creazione di Chiara Manzi è il ristorante Libra Cucina Evolution, primo ristorante al mondo di anti-aging Italian food. Si trova nel centro di Bologna ed è meta per tutti coloro che vogliono mangiare bene mantenendosi in forma senza rinunciare al piacere e al gusto della buona tavola. Cosa facciamo? Prendiamo i piatti buoni, buoni da morire, e li rendiamo buoni da vivere. Discovery, studio investigativo a Bologna. Investigazioni in ambito privato e aziendale. Indagini commerciali, sicurezza. Discovery, studio investigativo. Provare per credere, provare per scoprire. Try to believe, try to discover. We'll be right back.
Ristorante Pizzeria Vittoria, in via Righi, nell'affascinante atmosfera del centro storico di Bologna, offre specialità di pesce, pizza con forno a legna e cucina bolognese. Il ristorante climatizzato dispone di una bellissima veranda estiva e di 4 sale affrescate del Settecento. Ristorante Pizzeria Vittoria è a Bologna, in via Righi 9, a 100 metri dal parcheggio di Piazza 8 Agosto. Telefono 051 233 548. Per la cura dei tuoi capelli, affidati a Massimo Riccardi Parrucchieri, un vero mago della chioma, maestro non solo nell'acconciarla, ma anche nel migliorarla con i trattamenti più all'avanguardia. Massimo Riccardi Parrucchieri a Bologna, in via Urbana 12/A. Finalmente non dovrai più preoccuparti di tubi rotti, danneggiati o tagliati. Giunto Fast Repair è la risposta che stavi cercando. Adatto a tutti i tipi di tubi e disponibile in varie misure. Giunto Fast Repair è prodotto e brevettato in Italia. Giunto Fast Repair è sempre di aiuto. Tutti i tubi rotti li ripara in un minuto. Eccoci rientrati, ecco, abbiamo tantissimi messaggi come era prevedibile, e visto che ce n'è uno in particolare che dice: io spero che la prossima volta invitiate una della dirigenza F, ci vuole onestà intellettuale, che Trovato non ha, ha provocato sempre Antonini e queste cose. Noi abbiamo chiamato non uno della presidenza F, il numero uno della presidenza F, Stefano Tedeschi, che però oggi, ahimè, era in riunione plenaria e penso che già stiano facendo strategie, stiano pianificando tutto per la prossima stagione. Qui non ci si ferma di lavorare dal lavoro e probabilmente sarà con noi lunedì prossimo. O lui o probabilmente anche vedremo lo vedremo cane. però ecco, appunto, infatti ho detto molto semplicemente, senza anticipare quelli che saranno gli ospiti, perché non sai mai se dopo si arrabbiano perché diciamo delle cose che non piacciono. È vero che non abbiamo avuto un dirigente, per questo motivo non è stato coinvolto, non ha potuto essere presente con noi Tedeschi, ma voglio che sia anche chiaro, no, anzi che era stato chiamato prima Tedeschi, quindi lo dicevi prima, il fatto di far parlare Ulio Trovato e avere una sua versione, spero però di avere anche difeso l'altra posizione, anche se non c'era un dirigente, e aver fatto vedere l'altro lato della medaglia, perché poi sai, una cosa è fare i giornalisti servi che fanno sempre sì con la testa quando parla Trovato, una cosa è avere fatto come il sottoscritto che ha detto anche quello che secondo lui non ha funzionato nel comportamento dell'altro, del suo presidente, ecco, pur facendogli complimenti per i risultati. Per cui, insomma, non è facile a volte fare una trasmissione e far contenti tutti. Sentiamo piuttosto Marco Buonamico, che magari due parole, lui la Lega 2 la conosce molto bene, non solo Lega 2, magari qualcosa ci può dire sulle, non tanto sulla finale, ormai è andata, Trapani ha vinto in A1, ok, ma anche su queste polemiche. È stato presidente della Lega 2, che ci puoi raccontare, Marco? Beh, grazie, come al solito facile, mi mettete a mio facile agio. Vai tu, perché a me mi menano, a te no, questa è la differenza, vai pure. No, ma beh, direi che per questa televisione le immagini sono abbastanza chiare, c'è poco da dire. Diciamo che io, ecco, mi piacerebbe che i nostri presidenti prendessero esempio, e lo dico da virtuosi, Romani, perché è lo stile che vorrei vedere sui campi. Detto questo, ognuno ha il suo carattere e ognuno si esprime a modo suo, poi se ne assume anche le responsabilità. Marco, ti faccio una domanda molto precisa. Tu sei stato presidente, ci fosse stata da fare una premiazione in campo con i tifosi indemoniati, con un presidente che ha fatto un gesto che è visibile, penso che non ci siano misteri, tu che cosa avresti fatto? Avresti comunque effettuato la premiazione, avresti fatto uscire il pubblico, avresti fatto festeggiare nel sottoscala come è successo, nella zona spogliatoi, cosa avresti fatto?
Beh, intanto bisogna vedere cosa decide di fare la pubblica sicurezza, perché lì sono loro che decidono più che un presidente di Lega o una dirigenza. Certo è una mortificazione per lo sport non poter portare a termine la consegna di una coppa e la vittoria di un campionato. Beh, quindi questo credo sia una sconfitta dello sport. Ci sono delle attenuanti che sono evidenti, perché le provocazioni non si possono accettare, soprattutto se vengono fatte da chi dovrebbe essere al di sopra di queste cose. Ok, Luigi. Beh, tu te le sei viste tutte queste finali di Lega 2, pensi anche tu che Caia ha rischiato e ha sfiorato la promozione con la Fortitudo? Ma io dico che meglio così Artiglio non poteva fare, ha fatto un capolavoro. Mi sono piaciuti tutti e due gli allenatori, dico, soprattutto per la calma e la tranquillità che hanno saputo dare alle due squadre. Questa è la cosa più bella che forse ho visto in questa finale. Ok, allora chi vince lo scudetto? Virtus o Milano? Ma io credo che questa gara 3 sia fondamentale. Credo che la Virtus si possa presentare con delle legittime aspirazioni. Chi ha da perdere in questa gara 3 è Milano, indubbiamente. Come poteva essere gara 1 a Bologna, aveva da perdere la Virtus. Quindi si va, secondo me, leggeri, si va per fare la propria partita, bisognerà vedere quante energie ci sono. E direi che insomma ci aspetta una finale tosta. Dovessi scommettere, su chi scommetteresti? Io scommetterei Virtus, perché è il cuore che me lo dice. ci sta. E Luigi, so che abbiamo tanti messaggi anche. Sì, abbiamo tanti messaggi, ma sono ancora riferiti alla Fortitudo, ne sono arrivati 40, riferiti a Fortitudo, ad Antonini. C'è chi un po' stigmatizza il comportamento, ovviamente, del presidente Antonini, e chi invece lo descrive, come ti dicevo e come ti leggevo prima, come un po' un guascone, un presidente molto sanguigno. Io invece torno un attimo da Marco Bonamico riguardo a Milano e alla Virtus. Tu pensi che da chi vince o chi perde questo campionato si determini una sorta di semifallimento per chi perde, perché alla fine zero titoli? Beh, sono zero titoli, ma insomma alla fine penso che nessuna delle due sia partita per vincere l'Eurolega. Se vogliamo considerare la Coppa Italia, e lo è, un titolo, anche quello manca. Però no, non direi, insomma, hanno fatto loro arrivare in finale. Adesso se la devono un po' vedere tra di loro. A proposito, fermi tutti, Eurolega, pare che sia arrivata una lettera alla Virtus Bologna da parte dell'Eurolega. Un milioncino è la chip da mettere sul tavolo per partecipare alla prossima edizione, e la squadra che invece dovrebbe rimanere fuori dai giochi è Valencia. Domanda che pongo spesso a Luigi, ma stavolta la pongo a Marco: secondo te la Virtus farà l'Eurolega la prossima stagione? Bella domanda, ma io mi auguro di sì, e mi auguro che abbia il budget e la squadra adatta per farla, e quindi questo è sarebbe un Eurolega di retroguardia, non sarebbe una bella cosa. Bisognerà vedere nei prossimi giorni, direi, a questo punto, che cosa succederà, se ci saranno novità a livello societario, a livello di giocatori, di acquisti, cessioni, eccetera. Questo potrà darci un'idea più chiara, direi, subito dopo la fine del campionato.
perché Marco, se non ti invitano, dici non mi hanno invitato, faccio l'Eurocup e metto un budget Eurocup. Ma se ti invitano e tu dici non metto quel milione sul tavolo, allora qualche tifoso ha ragione di preoccuparsi e dire che cosa è successo, perché adesso la lettera pare proprio essere arrivata. È vero che c'è una chip da mettere sul tavolo, ma non è 10, è 1. Se tu dici no a uno, allora significa che stai veramente ridimensionando. È così, inutile girarci attorno, hai ragione, questa è una cosa. Però questa cosa di chiedere soldi per partecipare alla competizione non mi fa impazzire, devo dire. Però l'Eurolega, l'Eurolega nasce così, alla fine. Io penso che non sia ancora finita, anche per quanto riguarda l'allargamento al mondo arabo di questa competizione, il rientro delle squadre russe. Secondo me ci sarà molto da vedere in quello che succederà nei prossimi mesi. E volevo chiudere comunque con un messaggio che è arrivato per Marco, qua mi dicono. Comunque Marco, non era sfondamento per me a Strasburgo, grazie per tutte le emozioni che ci hai fatto vivere. Bravo, grazie per quest'ultima mazzata. E quindi, cioè, voglio dire, ti difendono proprio, ci sono dei prezzolati, questo secondo me, non lo so, gli stai facendo fare un'ora di personal trainer gratis in palestra da te. Sì, sono tutti qua all'Odi Club gratuitamente, sì. Ragazzi, 26 marzo 1981 a Strasburgo, avevo 12 anni ed ero lì a vedere quella partita, soffrendo come un cane. Vorrei ricordare però che 40 anni fa, il 27 maggio dell'84, vedi anche una signora, vedete, eravamo più giovani, mi stanno sentendo in diretta dalla spiaggia, il 27 maggio 84 la Virtus vinse lo scudetto della Stella, Marco Bonamico era in campo, perse in casa, la Virtus si giocava al meglio delle tre, dopo aver vinto la prima a Milano, mando a vincere la terza partita a Milano. Chissà che 40 anni dopo non ci siano delle sorprese. Bene, allora bene. Ringraziamo te Marco, vuoi dire un'ultima cosa? Ma no, grazie, cioè, godiamoci questa finale. Bene. Tra l'altro stasera ci sarà anche Trieste Cantù per un'altra promozione in A1, insomma, partita interessante anche questa su Rai Sport. Bene, allora ci guarderemo Trieste Cantù questa sera, noi tanto ci sentiamo e ci vediamo spesso Marco, quindi ti ridistribuiremo probabilmente in una delle prossime puntate per commentare questa finale playoff Milano-Virtus. Tu Jack, sentiamoci dopo gara 4. Esatto, va bene. Prima di gara 5. Ok. E tu Jack torna presto e noi ci rivediamo qui sempre a Sport Club lunedì prossimo.